tutti ragazzi, benvenuti in questo terzo episodio. Allora, sono andato parecchio avanti, ho fatto una farm di ferro, una farm di grano, una farm manuale di canne da zucchero e un mob grinder. E adesso poi sono stato in miniera per un bel po' e ho scavato a livello 11, ho scavato una zona enorme. Adesso vi faccio vedere, questa cesta piena ne ho un'altra che è a metà, che è, ho trovato un po' di granito, del ferro, un po' di oro, poi ho trovato anche un chunk di slime che andremo a sfruttare sicuramente, un po' di redstone, di robe. Adesso vi faccio vedere quanto ho scavato. Qua dentro non c'era niente. Allora, questa è la stanza che ho scavato, sono andato giù parecchio sopra, ho visto che ci sono anche delle grotte, siamo andati a crearle. Allora, c'è parecchio da minare qui, abbiamo della redstone, del ferro, carbone. Là in fondo, guardate qua, praticamente è una vista a raggi X di quello che abbiamo. Allora, abbiamo dell'oro, qua abbiamo del lapislazzuli. Faccio vedere questa cesta che ho altra pietra. Qui abbiamo altro carbone, qui abbiamo un po' di lava. Qua c'è un pulsante che avevo piazzato perché avevo della roba che mi ero portato dietro. Qua c'è tutta gravel. Qua da qualche parte c'era anche il chunk degli slime, ce n'è più di uno in realtà. Poi qui abbiamo uno, sono caduto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, blocchi diamante, blocchi di smeraldo, 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 diamanti, diamanti. Qua abbiamo altri diamanti, cioè guardate, bellissimo questo, un blocco di diamante. Un blocco di un blocco di diamante formato da blocchi di diamante e un blocco di redstone formato da un blocco, cioè, beh, insomma, avete capito. Questa mi sa che ci faccio una screen. Diamanti qua, un po' di redstone, smeraldi, altri diamanti qua. Qua c'è una grotta immensa che dovrò ancora bonificare. Qua ci sono altri smeraldi. Là ci sono altri smeraldi, altri diamanti, sopra, nelle zone qua sopra, da qualche parte, qua c'è un chunk di slime, qua dove avete, vedete tutte queste torce, c'è un chunk di slime, anche là. Sopra da qualche parte, in qualche grotta, adesso non mi ricordo preciso dove, c'erano altri diamanti, cioè ho trovato una miriade di diamanti, un sacco di smeraldi, trovati anche... Vediamo se era qua, non mi ricordo. Qua intanto abbiamo altri smeraldi, perché qua abbiamo un po' di lapislazzuli. Chiedere un po' di smeraldi è troppo, se no allora ce li fanno trovare già pronti qua. Wow, 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 wow. Questa non ci voleva. Oh, ok, è una zona pericolosa, questo lo sappiamo. Quindi, comunque, e c'è un sacco ancora da scavare, cioè c'è tutto in là, scaveremo una stanza enorme, altri tre blocchi, così se becchiamo un altro chunk di slime andiamo a fare una farm di slime. Ah sì, ho fatto una farm di slime nel palude, che è sopra da qualche parte, c'è la palude. Allora, prima, però in questo episodio non andremo a scavare questi minerali qua, perché prima di scavare questi minerali io questi qua voglio scavarli col Fortuna 3. Quindi oggi andiamo a farci dei libri, incantarli e cercare un po' di incantamenti utili, quindi magari un Siltouch, un Fortuna 3. Ok, ci sono i Phantom. Questo non è una cosa buona. C'è uno zombie. Oh,
Forse riesco a prenderli da fuori. No, non riesco. Mi tocca entrare, niente. Sbagliato, non lo prende più. Ah, ok. State, distanti, da qua. Ok. Allora, mi sono accorto adesso che esca una protezione, comunque non ho abbastanza livelli, quindi non posso farli. Quindi non ha senso. Adesso vado a farmare un po' di livelli e poi ci rivediamo quando ho un po' più di livelli. Ok, allora continuiamo con i... Andato a prendere tutti i lapislazzi che avevo giù per riuscire a finire sti libri, vediamo se ce la facciamo. Allora, carica rapida, non mi serve, cioè perlomeno non mi serve adesso. Risacca, questo qua è per il tridente, che neanche ce l'abbiamo. Fiamma, fiamma, filatezza, questo qua lo potremmo utilizzare per l'arco, molto bene. Poi, fiamma, nave che... è chiedere troppo un fortuna? Tocco di... Abbiamo Seal Touch, che tocco di velluto, potenza, protezione, facciamo tutti questi qua da livello alto. Facciamo questi qua da 30 proprio. Una sferzante, lo posso... neanche l'ho preso. Lo possiamo utilizzare, aspetta, questo lo metto di qua, che così almeno so che è quello. Esca 2 per la canna da pesca, va benissimo. Abbiamo finito i livelli. Vediamo un attimo. Saccheggio. Un saccheggio 1 da unire. Vediamo, anatema, contraccolpo, anatema, affinità con all'acqua. Questo ci sta, lo possiamo mettere sull'elmetto. Se lo mettiamo sull'elmetto, poi vediamo. Efficienza 2 sul piccone ci sta. Poi, raga, non ho più posto. Passo anfibio, carica rapida, questo era comodo. Vabbè, facciamo vabbè, passo anfibio. Non ho più posto. Non ho più posto. Allora, vediamo. Tac. Potenza, protezione 2, va bene. Facciamo protezione 2, poi lo uniremo a un'altra protezione. Efficienza 1, come efficienza 1, efficienza qualcosa che non mi quadra. Cosa cambia? Non lo so. Vabbè, facciamo questa efficienza noi. Poi, raga, non ho più spazio. Un attimo qua l'incudine, prendiamo il piccone. Spero di avere abbastanza livelli. Abbiamo abbastanza livelli, ok. Allora, tocco di velluto, poi atterraggio morbido, insieme atterraggio morbido, facciamo atterraggio morbido 2 e basta. Cioè, ragazzi, se è già rotta la... Ma scusa, no, l'ho usata per due incantamenti e basta. Ah, non esistono più le incudine di una volta. Che sto facendo? Devo andare a minare i diamanti. E sono senza cibo. C'è una roba assurda. Ci faremo una farm di kelp.
Adesso vediamo quanti blocchi abbiamo. Cioè, con me ne abbiamo una miriade. Sperando anche di non esaurire il piccone, perché se no mi tocca ripararlo e mi costa troppo. Finché non ho mending, quindi. Se non crepo prima, abbiamo già. Aspettate, no, devo. Aspettate, eh. Ok. L'oro non lo prendo perché tanto. Se non mi costa, vediamo anche blocchi di smeraldo quanti. Come ce l'ho? Me li è andati villa già gli smeraldi, scusa, che cavolo stai a dire? A parte che io avevo lasciato del ferro, ma dettagli. Questa parete, vediamo. Diamanti, molto bene. Perfetto. Ci pigliamo i diamanti, ci prendiamo il blocco di lapislazzulo. Paura a vedere col Fortuna 3 cosa mi viene fuori. Non apro l'inventario, anche se sono, devo dirlo, sono tentato un sacco. Però dobbiamo resistere. Intanto prendiamo anche il carbone, che è quello. No, ci serve. Ok. Quanto ce n'è? Ce n'è. Non credo mai di aver fatto un mining così intensivo come sto facendo adesso, sinceramente. Cioè, ho sempre preso il materiale subito. Non l'ho mai conservato. Ok. Qua abbiamo un po' di carbone che preleviamo, che male non ci fa, che ci servirà per la fornace. Ma visto che siamo qua, perché prenderlo adesso? Cioè, se una cosa puoi farla subito, perché dover rimandare? Falla subito, no? Prendi subito il carbone. Ok, stiamo sempre attenti. Qua c'è la lava. C'era, no, non c'era, c'è la lava. Lava come lava. Smeraldi, mi sa che li ho finiti. Rimane solo redstone. Diamanti, anche quelli li ho presi tutti. Ma quanta redstone? Quanta! Raga, questo è dove è sbucato. Non mi ricordavo che c'era. Raga, pure qua avevo scavato, non me lo ricordavo sinceramente. Qua prendiamo altri lapislazzuli da prendere col Fortuna. Ci sarà un episodio dedicato solo al mining di tutti questi minerali, cioè. Non scaverò più minerali finché non ho il Fortuna. E tutti quelli presi non li userò, non li scaverò perché voglio prendere col Fortuna. Come ripeto, e quindi. Qua c'erano altri diamanti, stavo lasciando indietro un sacco di roba. Non va assolutamente bene lasciare indietro così tutta sta roba. Di carbone e la sagra, non vorrei esaurire subito il piccone. Va bene, io adesso continuo a minare e basta. Io vi ricordo, vi faccio vedere quanto, 42, non avevo neanche visto. Vabbè, io vi ricordo, commentare, scrivere, lasciare un like e condividere tutto. Io vi lascio un saluto elettrizzante al prossimo episodio. Ciao.